Ho risposto, Rudy, volevi Direi di aggiungere sì, direi proprio di sì. Beh, allora te ne faccio un'altra, Barbara. Sei pronta? qualcosa? Sì, ma io con l'interrogazione sono tesissima. Cosa consigliare alle famiglie con bambini che avrebbero bisogno di approfondire la competenza numerica, ma sono famiglie con povertà culturale, quindi non si possono permettere, economicamente parlando, giochi, eccetera? Grazie. Allora, l'abbiamo detto prima, quando mi è stato chiesto, ci sono dei materiali specifici per approcciarsi al mondo numerico? Assolutamente no. Allora, io posso anche vivere in strada, e contare le strisce pedonali mentre attraverso. Sto facendo sviluppo dell'intelligenza numerica. Sono in un prato e raccolgo 5 margherite, le conto e le divido. Sto stimolando l'intelligenza numerica dei miei bambini. Sono a casa e non ho nient'altro che delle penne, penne intendo pasta, e mi metto a contare insieme al mio bimbo le penne. Faccio due insieme e gli chiedo dove ce ne sono di più, dove ce ne sono di meno. Questo è stimolo dell'intelligenza numerica. Come ho detto prima, tiro fuori i panni dalla lavatrice, mentre li tiro fuori li conto insieme al mio bimbo. Tutti lavano, tutti stirano, tutti stendono. Questo è sviluppo dell'intelligenza numerica. Capite che non c'è bisogno di nessun materiale. Ovviamente poi a casa non è necessario assolutamente. Io taglio i pomodori insieme a Riccardo, che è il mio bambino, e quando era piccolino, ogni spicchio di pomodoro che tagliavamo e che aveva nel piatto lo contavamo. Quello è stimolare la capacità di conteggio, e si contava solo quando lo spicchio di pomodoro cadeva nel piatto. Capite che cioè, non ha assolutamente senso dire che per sviluppare l'intelligenza numerica servono dei materiali specifici o servono soldi in più di quelli che ognuno ha a casa propria. Assolutamente no. Serve semplicemente la consapevolezza, che non è semplice, di avere una grossissima responsabilità nei confronti dei nostri piccoli e di essere in questo momento le loro figure di riferimento, tutto per loro, dai genitori agli educatori. E noi abbiamo il dovere, giorno per giorno, minuto per minuto, di passare tutto quello che di meglio siamo. Questo ci tengo a dirlo, e anche se si va un po' fuori tema, è importantissimo perché quello che noi siamo viene percepito dai nostri bimbi e non abbiamo bisogno di tante cose per farlo vedere, bastano semplicemente gli occhi e la bocca e il nostro sorriso, e quindi nient'altro. Verissimo, tra l'altro, questo che ha detto Barbara è così meraviglioso che adesso è una cosa a lungo termine, ma ve la svelo già. Stiamo collaborando con la EMA, la European Medical Association, perché si è pensato di creare dei corsi proprio per famiglie povere nel mondo, tipo centri profughi, eccetera, per insegnare queste cose, perché non c'è bisogno di nulla. Non è vero che servono chissà quali cose da portare a queste famiglie per aiutare i bimbi a crescere con la conoscenza matematica, serve solo usare le cose che ci sono attorno a noi. E questa purtroppo è una conoscenza che non è diffusa, quindi a voi che siete qui con noi e a tutti quelli di Bella Cresce, per questo che siamo un'associazione, cosa posso chiedere io? Di diffondere il più possibile che sono possibili queste cose, condividete i nostri video, i nostri post, insomma, facciamo comunità perché in realtà non ci sono scuse, non servono investimenti grandi, forse non ne serve nessuno se non il tempo di qualità da passare con i nostri bimbi, se siamo genitori o un po' di inventiva, ma so che molti genitori, molti insegnanti già ce l'hanno, applicata a questi concetti fin da piccolissimi.